Siamo in diretta dal convegno New Insurance Day, siamo in presenza del dottor Marzucco che ringrazio per essere qui con noi, al quale chiedo, ecco, come si sta evolvendo il mercato della salute e qual è il ruolo della rete distributiva oggi? Intanto grazie a voi per l'invito, perché momenti come questo sono particolarmente importanti nella fase che stiamo vivendo proprio nel mondo della salute. Per rispondere alla sua domanda vedo due velocità un po' opposte. Da una parte direi che è un mercato salute complessivamente che sta un po' andando in una situazione di complessità e di criticità, perché la spesa sulle famiglie continua a crescere, i 40 miliardi di oggi sono già visti in prospettiva 45 già da qui a pochi anni, e quindi il peso della sanità sulle persone sta diventando davvero molto importante, anche a causa dell'arretramento della macchina pubblica, che comunque sta facendo delle cose attraverso il mondo dei flexible benefits. Detto questo, a fronte di questo cambiamento di mercato si apre l'opportunità e dunque la componente evolutiva, perché questo mercato rappresenta in sé l'opportunità per il nostro mondo, per il mondo delle attività dei servizi, per il mondo delle assicurazioni, che non solo con le polizze ma proprio con la struttura e lo strumento dei servizi possono dare supporto in tutte quelle aree dove le polizze oggi stanno avendo delle grandi difficoltà, perché non c'è ala di rischio e perché la polizza per struttura non può dare una corretta risposta. Parliamo di sanità integrativa, cosa spinge ad investire su servizi di sanità integrativa e se la sanità integrativa può effettivamente aiutare l'utilizzo della sanità pubblica in modo più efficace ed efficiente? Assolutamente sì, la sanità integrativa ha un ruolo fondamentale, proprio per quello che ci siamo detti prima. Impossibile che il ruolo pubblico possa comprendere e completare tutte le esigenze degli italiani in questo contesto, e dunque la complementarietà del privato e del pubblico possono essere un'ottima risposta. Basti pensare al tema della telemedicina. Oggi, attraverso strumenti innovativi e quindi investimenti in tecnologia, si possono seguire le persone nei percorsi di post ospedalizzazione, ma soprattutto si può avviare un importante percorso di prevenzione proprio per dare alla medicina un ruolo diverso, anticipare, curare e creare i presupposti affinché poi il peso successivo sulla sanità pubblica sia molto più leggero e dunque ci si possa concentrare di più sulle persone. La ringrazio per questo suo interessante intervento. Grazie ancora a voi, grazie mille.